oltre 100 Ferrari da tutto il mondo si sono dati appuntamento in Campania per l'ottava edizione della Ferrari Cavalcade. Anche quest'anno l'evento ha offerto alla clientela di Ferrari delle esperienze di guida uniche, lungo percorsi di grande fascino che permettono di apprezzare appieno le performance delle vetture contemporanee della casa. Dagli ultimi modelli come la Ferrari Portofino e la 488 pista pilota alle serie speciali limitate come la Ferrari Enzo e la Ferrari Aperta. Oltre 200 collezionisti appassionati hanno composto gli equipaggi provenienti da più di 20 paesi di tutto il mondo, con una grande rappresentanza d'Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e con numerosi partecipanti anche dall'Estremo Oriente, Nuova Zelanda e Australia. Numeri che rispecchiano l'attrazione senza confini del marchio di Maranello. Questo parterre internazionale ha intrapreso un viaggio quanto mai ricco di sorprese e una varietà di paesaggi che solo il territorio campano può regalare. Alla guida della propria Ferrari, i partecipanti hanno esplorato gli inconfondibili panorami della costiera amalfitana e dell'entroterra campano, dal parco del Partenio alle pendici del Vesuvio. Il tour è iniziato con una visita alla città di Benevento, dove le Ferrari sono state ammirate in corso Garibaldi. Il giorno seguente, le vetture si sono disposte sul lungomare di Salerno, prima di percorrere i tornanti della costiera fino a Sorrento. La Reggia di Caserta e il centro di Napoli hanno fatto da cornice alla Cavalcade, con una sosta in piazza del Plebiscito. La quarta e ultima giornata del tour è dedicata a uno dei gioielli del Golfo, con una sfilata di vetture da Capri ad Anacapri. Un programma d'eccezione e un grande spettacolo non solo per i proprietari delle Ferrari, ma per tutti i cittadini e turisti, che lega la casa automobilistica più famosa al mondo a questi luoghi, simbolo della bellezza italiana.